premetto che sono d'accordo con tutti i passaggi della relazione del segretario uscente Michele Ladisa, che ringrazio per la guida illuminata che ci ha condotto a questa bella realtà, e ovviamente io lo ripropongo come segretario per il prossimo tempo designato. Io parto dall'esperienza fatta alle politiche di Bari affermando che non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. In questo caso abbiamo lottato noi. E quindi mi rivolgo a voi tutti, fratelli e sorelle di battaglie legittimiste e lealiste, cercando di trovare una via per rendere più efficaci gli sforzi che stiamo producendo per far crescere le nostre idee identitarie del Movimento 2 Siciliano. L'esperienza delle elezioni a Bari ci ha insegnato, innanzitutto ha insegnato a me, che occorreva più presenza, più visibilità alla gente, che già di per sé ignora la nostra storia identitaria e ci catalogava come persone che hanno tempo da perdere con cose passate e sepolte e che invece occorrono proposte concrete per il futuro. Tutti hanno bisogno di speranze. E invece noi sappiamo bene che acquisendo conoscenza e coscienza di ciò che siamo stati, dei nostri orgogliosi primati, di quando eravamo un regno progredito e civile, possiamo proporci noi come orgogliosa e unica realtà politica, ma abbiamo capito che chi riceve il messaggio non è ancora pronto a capirlo, neanche parzialmente spesso. 153 anni sono troppi da recuperare, il danno ormai è devastante, il lavoro da fare è massacrante, anche alla luce del poco tempo che ognuno di noi può dedicare alla nobile causa comune. Cosa fare allora per prevalere in questa impari lotta contro il titanico nemico che ci massacra socialmente e individualmente? Occorre entrare in una fase di definizione di alleanze certe, sincere, brigantesche e cameratesche, per approdare un progetto chiaro, definitivo e attuabile, ricordandoci che siamo un movimento rivoluzionario identitario. Dobbiamo alimentare ogni piccola fiamma, parlando con i nostri amici, con i parenti, come diceva Franco Romano, per farla diventare fuoco e addirittura incendio. Dobbiamo apparire ovunque si organizza una manifestazione nella nostra grande nazione Duo Siciliana, essendo presenti massicciamente, gridare per boicottare le infamanti leggi dello Stato oppressore in ogni piazza, in ogni paese. Dobbiamo promuovere iniziative per farci conoscere ai fratelli che ancora vivono ignari della grandezza e della bellezza della nostra storia, ancora succubi di questo Stato colonialista che continua a sfruttarci e a denigrarci, senza essere più neanche in grado ultimamente di darci quelle briciole di ricchezza che ormai hanno abbandonato la nazione italiota e purtroppo l'intera comunità europea. La gente, i fratelli oggi che soffrono la crisi economica e anche identitaria, hanno bisogno di nuove ideologie, nuovi volti, nuove parole e anche di una nuova bandiera. Noi Duo Siciliani stiamo coltivando e alimentando un fertile humus dal quale trarre la nuova ideologia da proporre nel firmamento della macroregione Duo Siciliana di cui si comincia a parlare anche oggi. È la consapevolezza che il nostro patrimonio storico e culturale, le nostre tradizioni, il nostro glorioso passato sono un tesoro da offrire e far gustare ai fratelli distratti dalle false chimere della scellerata politica italiota. Sì, siamo una realtà ancora incerta e vacillante, ma orgogliosi e caparbi come i nostri avi briganti. E come briganti del terzo millennio dobbiamo serrare i ranghi, qui lo abbiamo ribadito oggi, e sprigionare quella forza nuova e culturalmente fresca che stimoli il dibattito e quindi anche la curiosità e l'appetito politico e generare finalmente voglia di rinnovamento tale da colmare l'enorme voragine sociale che si è creata nella nostra terra. Rivendichiamo a gran voce autonomia identitaria nell'ambito di un federalismo europeo ed universale che rispetti le antiche diversità che tornano prepotentemente a riproporsi. E questa è l'unica via per la nostra affermazione politica futura. Certo, non sarà facile vincere contro le mafie e il malaffare politico, ma sarà meraviglioso battersi per la valorizzazione delle nostre ricchezze ambientali ed artistiche, storiche e culturali, uno scrigno da mostrare come le belle antiche cartoline illustrate a colori con la scritta sotto Nazione Duo Siciliana e la nostra amata bianca bandiera al centro.
Il mio sogno è vedere tornare la nostra terra ad essere il centro della cultura del Mediterraneo e per questo già mi spendo come vicepresidente della Proloco del mio paese per la valorizzazione culturale, artistica e ricettiva. Concludo con orgogliosa speranza citando l'esperienza della mia figliola che dopo la presentazione alla sua scuola del libro Io resto al Sud del giornalista e scrittore Lino Patruno. Allora ragazzi, avete visto cos'era il Sud, quanti primati, quante cose belle, quante cose che ci invidiavano e che quando poi è stato conquistato il Sud ci hanno tolto, ci hanno portato via, ce l'hanno distrutto. Al quale va il nostro comunque caloroso plauso per il suo impegno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ho deciso di incentrare, ha deciso, la sua tesina di maturità proprio sulla necessità di riscrivere la nostra storia identitaria, proprio cominciando dai giovani come lei che, impegnandosi, formandosi e primeggiando negli studi futuri, metteranno a frutto le loro competenze per lo sviluppo del nostro tessuto sociale, della nostra economia, della nostra cultura e non abbandoneranno più le nostre città, i nostri bellissimi paesi, ma faranno di tutto per farli risorgere rigogliosi e ridarsi dignità e gridare al mondo che nessuno più potrà calpestare la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra sacra bandiera. Viva quindi i nostri figli, che sono la nostra speranza e onore ai nostri avi, che si sono sacrificati per il loro ed il nostro onore duo siciliano. Viva le due Sicilie, viva Napoli capitale e avanti briganti!